Buongiorno, ben trovati al telegiornale Rai della Toscana. In apertura, lo avete sentito, l'inaugurazione del nuovo stabilimento per la produzione di camper della tedesca Leica a San Casciano Val di Pesa. Un caso simbolo per l'entità dell'investimento e per la lunga gestazione della fabbrica e la sua discussa collocazione. C'era anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il Chianti ha detto: non è solo turismo, abbiamo rilanciato gli investimenti stranieri in Italia. Abbraccio fra il segretario del PD e il suo sfidante per le primarie, Enrico Rossi, governatore della Toscana. Ci dice tutto in diretta Maria Adele De Francisci. Buongiorno Maria Adele. Buongiorno, siamo all'interno di questo stabilimento, oltre 30.000 metri quadri di superficie e 40 milioni di investimento. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha da poco tagliato il nastro dell'inaugurazione, ha detto ho pensato fino all'ultimo di non venire, infatti era previsto in queste ore un incontro con Juncker, il Presidente della Commissione Europea, poi ha detto quale miglior modello di Europa in Italia di questo stabilimento, appunto nato dopo una lunga gestazione e simbolo di quel Chianti che non è solo vivere bene, mangiare bene, ma è anche capace di attrarre investimenti. Sentiamo una battuta del Presidente del Consiglio. Un messaggio molto bello, cioè che questa terra non è soltanto la terra per farci le vacanze, ma è una terra per gli investitori di tutto il mondo per investire sul futuro. I numeri degli investimenti stranieri in Italia sono cresciuti molto. Tra il 2013 e il 2015, do un numero per chi ci segue da casa, noi siamo passati in Italia da 12 miliardi di investimenti stranieri, anno 2013, dove le cose non sono andate granché bene, a 74 miliardi lo scorso anno. Da 12 a 74 miliardi, è una svolta. Segno evidente che l'Italia è tornata a essere attrattiva, è tornata ad essere un partner affidabile anche per gli investimenti, da 12 a 74 miliardi. Di questi 13 miliardi di euro nella sola Toscana, ha ricordato il governatore Enrico Rossi, ben 3 miliardi di investimenti stranieri riguardano la nostra regione. Rossi, che oggi ha abbracciato Renzi, è il loro primo incontro a poche ore dall'ufficializzazione della candidatura di Rossi alla segreteria del PD, che è attualmente in mano appunto al Premier Renzi. Ma noi siamo in compagnia con André Mitte, che è praticamente amministratore delegato del lato commerciale della Leica, che è l'azienda che ha inaugurato oggi il suo stabilimento. Quali i numeri di questa azienda? Grazie per questa occasione. Leica oggi è un'azienda con 72 milioni di fatturato, produciamo 1.400 veicoli all'anno, un 65% del nostro fatturato facciamo all'estero. I nostri paesi principali sono la Germania, Scandinavia e la Francia e un 35% in Italia. Mitre, chiedo solo quanti dei camper prodotti qui a San Casciano in Val di Pesa finiscono all'estero? E un 65% esportiamo nel frattempo all'estero, anni fa erano 50-50. Perfetto, grazie al nostro ospite, ma vediamo nel servizio di Silvia Ferretti la nascita di questo stabilimento che è durata, insomma, una gestazione molto lunga. Poi linea allo studio. Ci sono voluti 16 anni per arrivare fin qui. Era il 2000 quando Leica veniva acquisita dal gruppo tedesco leader in Europa nel settore dei caravan. Più o meno contemporaneamente veniva individuata l'area dove costruire un nuovo grande stabilimento. Inizia così un lungo iter burocratico, ma soprattutto una dura battaglia degli ambientalisti che temono il deturpamento del paesaggio nel cuore del Chianti. Si raccolgono firme importanti: Asor Rosa, Anna Marson, poi assessore all'urbanistica regionale. Ma i lavoratori non ci stanno, non vogliono perdere un'importante occasione di crescita per il territorio e insieme ai sindacati iniziano una lotta per portare avanti il nuovo progetto, sostenuti dai sindaci di San Casciano e Tavarnelle e dalla regione. Il progetto sembra ripartire, ma nel 2011 durante i lavori di scavo viene scoperta una tomba etrusca e i lavori si fermano di nuovo. Si decide di recintare la zona e di farne un piccolo parco archeologico, ora aperto a tutti. Il resto è storia recente. In soli 2 anni dalla posa della prima pietra, lo stabilimento è stato realizzato, sono state fatte nuove assunzioni e nell'azienda tecnologicamente all'avanguardia si realizzerà un nuovo marchio. Si chiamerà Etrusco, un omaggio e al tempo stesso una conferma della volontà del gruppo tedesco di continuare ad investire in Toscana.